non sto a spiegare perché non parlerò di rottamazione. E invece vi racconto di ieri della gita, che mia moglie e io ci siamo regalati per tirarci un po' su, viste le notizie, eccetera. Partiamo di buon'ora e andiamo a Pentola. Che sintonia, eh? Bella giornata, non avevamo mai visto borgo delizioso, sulla riva del torrente, immerso nel panorama di colline verdi, bellissimo. Quando arriviamo nella bella piazza, la piazza si sta animando per la presenza dei banchetti del mercatino di Forte dei Marmi. E così, messi di buon umore, mandiamo un SMS a qualche amico di Grontardo, del PD, del circolo PD di Grontardo, Levagna. Ci troviamo a Bettola, città natale del prossimo presidente del Consiglio. E non è vero che uno mi risponde, mi scrive, mi dice: ma non è che sei a Firenze per caso? E io dico: Firenze, Machiavelli. Per associazione mi viene in mente Machiavelli, non conosco nessun altro. E poi così si va in giro per i banchetti. Mia moglie è una entusiasta sostenitrice del segretario. Chiede a una coppia di anziani dove sono la pompa di benzina, la casa, eccetera, del prossimo presidente del Consiglio. Allora questi si riscono, mi sorridono e poi, i bersagli, tutta una famiglia di persone oneste. E questo oneste è venuto fuori ancora, proprio ieri. Vabbè, che tempo che fa? Che tempo che fa? Anch'io, ma... E così... credete che sia stato un caso che quella parola onestà sia venuta fuori così spontaneamente? Questa onestà, uguaglianza, solidarietà, lavoro. Chi ha seguito ieri il programma Che tempo che fa, le ha sentite scandire dal segretario queste quattro parole antiche e modernissime in questo periodo di crisi, ha aggiunto. Sono le parole che la maggior parte dei cittadini vorrebbero sentire, quelli che stanno pagando il prezzo di questa crisi, quelli che hanno famiglia e sentono sbarcare il lunario, e chi ha un lavoro precario e non ha più un lavoro, e i ragazzi che temono per il loro futuro e le vogliono sentire, anche quelli che non vivono nel bisogno, ma sono stati di vedere gli altri soffrire e di vedere la società rotolare giù per la china dove la fanno da padroni disuguaglianza, indifferenza ed egoismo. Onestà, eguaglianza, solidarietà, lavoro sono dunque le parole che devono tornare ad occupare il posto che meritano nella scala dei valori della nostra società e nel progetto di chi la governa. E si trovano perfettamente a loro agio quelle parole sulla bocca di Pierluigi Bersani. Sono anche quelle che ispirano il PD nella quotidiana lotta politica, amministrativa e culturale condotta a tutti i livelli. Non siamo tutti uguali. Le primarie le facciamo per rimettere al centro i valori che in questi 20 anni sono stati oscurati da altre priorità che tutti ben conoscono perché sappiamo dove ci hanno portato. Noi che viviamo nei piccoli centri, nelle piccole realtà, e che li facciamo politica per quel che possiamo, sappiamo, abbiamo
modo di conoscere da vicino le vive preoccupazioni delle persone, perché ce le raccontano per strada, ci fermano per parlarne, così come sappiamo quali sono i problemi che quotidianamente bravissimi sindaci e consiglieri di diverse estrazioni politiche devono affrontare impediti ormai o in gravi difficoltà nell'assumere le iniziative necessarie a gestire la cosa pubblica. Altro che siamo tutti uguali. Questi temi devono essere al centro del nostro dibattito, questi temi, nel dibattito delle primarie. E dobbiamo insistere perché trovino spazio anche sulle pagine dei quotidiani e nei programmi radiofonici e televisivi, desolante, come finora i mass media, specialmente i più potenti, hanno trattato e trattano il faticoso e serio lavoro politico di preparazione del programma di governo del Partito Democratico. Ed è desolante come si sono impegnati in questi ultimi anni nell'oscurare i dirigenti del Partito Democratico, mettendo in evidenza le differenze, i dissensi che pur c'erano, ma fomentando quasi i contrasti. L'Assemblea Nazionale di sabato, io credo, dovrebbe aver chiarito come marciano le cose del PD, sia pure con tutti i distinguo. L'unico nero, l'unica cosa che mi è dispiaciuta anche a me che devo poi andare lì sul campo insieme alla gente a parlare, a sentire, è stata l'assenza in quell'assemblea di Matteo Renzi, del sindaco di Firenze. È stato un modo di distinguersi che è stato un segnale negativo, che non ha aiutato e non aiuterà il lavoro di quelli che come noi lavorano a contatto con gli elettori. Però c'è una cosa che mi è piaciuta, ha detto che il segretario Bersani, lui si fida del segretario Bersani, ha fiducia, ebbene, anche noi abbiamo fiducia del segretario Bersani.